Buongiorno amici di Facebook, torniamo ancora una volta a parlare di prodotti di Xiaomi. Sono ormai fissato davvero. Questo non me lo sono comprato, ma me l'ha mandato gearbest.com, che ringrazio, per fare una recensione, farvelo vedere, e io ovviamente accetto tutto sempre volentieri, soprattutto quando si tratta appunto di prodotti Xiaomi. In questo caso è un prodotto che fa parte della linea YI appunto di Xiaomi, che sono tutte quante, diciamo, le camere, per cui le action cam, ma in questo caso particolare è una dashcam. Cosa sono le dashcam? Ve lo dico tra un attimo, però intanto apriamo la scatola così vi faccio vedere subito cosa c'è dentro, che spesso vi lamentate che parlo troppo all'inizio prima di aprire la scatola. Volete vedere subito cosa c'è dentro? Allora, apriamo. Non serve cutter questa volta. Eccola qua, questa dashcam. Cosa sono le dashcam? Sono quelle camere che si montano in auto e riprendono fondamentalmente tutto quello che succede davanti all'auto, no? Si montano nel parabrezza, qui all'interno ci sono vari accessori che servono proprio per montarla dentro all'auto, ve li faccio vedere tra un attimo. Comunque immaginatevi, c'è una ventosa che serve per montarlo sul parabrezza, qui c'è lo specchietto retrovisore, poi dopo c'è il cavo, diciamo, USB che va a finire fino all'accendisigari, comunque alla porta da 12 volt dell'auto. Come funziona? Quando accendete l'auto arriva corrente alla camera, lei si accende in automatico e inizia subito a riprendere, e quindi riprenderà tutto quello che c'è di fronte all'auto, fondamentalmente con un angolo di 165 gradi nel caso di questa camera. E a cosa serve? Serve per, diciamo, evitare truffe o durante o dopo un incidente andare a verificare cosa è successo veramente, quindi molto comodo in caso di incidenti, magari facendo le corna sempre ovviamente un po' particolari o difficili, in cui provare la propria discolpa, avrete anche tutte le riprese fatte da questa camera che vi aiuteranno senz'altro con la vostra assicurazione o con altro. In più, anche, come dicevo, per le truffe, no? Per le classiche truffe che vanno molto di moda purtroppo di questi tempi, perché magari qualcuno vi va a sbattere nello specchietto retrovisore, insomma cose simili. Vanno abbastanza ora le dashcam, sono state rese famose dagli utenti russi. In Russia è praticamente una necessità, da quello che ho capito, perché la gente guida veramente di merda, per cui tutti o comunque molti ce l'hanno montata sulla camera, e quindi queste dashcam magari a volte riprendono cose che sarebbe altrimenti molto difficile riprendere, incidenti super spettacolari, insomma, meteoriti che arrivano sulla Terra, insomma si è visto un po' di tutto grazie alle dashcam russe. Si stanno diffondendo anche in Italia, hanno senso più o meno, soprattutto quando sono di buona qualità come questa di Xiaomi. Cos'altro c'è nella scatola? Ci sono tutti gli accessori per, come vi dicevo, montarla nell'auto. È tutto in cinese, ve lo dico già, però è assolutamente comprensibile. Allora abbiamo questo, che è la classica ventosa, no? Si può rigirare e poi si collega nella parte superiore della dashcam, tac, con un click. Poi questa si attacca al vetro del parabrezza e la camera rimarrà bella attaccata lì. Ha anche la classica qui levetta che serve per creare il sottovuoto, diciamo, qui nella ventosa, per cui è molto resistente. Altra cosa inclusa molto comoda è un adattatore USB per la presa da 12 volt dell'accendisigari, che offre due porte, quindi potrete continuare a ricaricare anche il vostro cellulare, che è un grande classico, e soprattutto un cavo molto lungo micro USB per appunto alimentare e far partire e stoppare la camera quando sente l'alimentazione dell'auto. Non sto a tirarlo fuori, è direi almeno 5 metri, è veramente molto lungo, quindi vi permette di installarla comodamente più o meno, insomma.
dentro all'auto, magari facendolo passare, per intenderci, se questa è la camera attaccata al parabrezza, immaginate che qui il parabrezza, qui c'è lo specchietto retrovisore, il cavo che tra l'altro ha la presa piegata a 90 gradi, qui va su, gira dietro allo specchietto, gira dietro al parasole di destra, e poi lo potete fare scendere lungo il passante. Molte auto hanno quelle guarnizioni per cui si possono alzare, infilate il cavo sotto, poi passate dentro al porto oggetti, finalmente arrivate all'accendisigari, che solitamente è nel tunnel centrale dell'auto. Ovviamente, se installata invece da un professionista, si possono far passare i cavi dentro alla console dell'auto, che stanno molto meglio e soprattutto rompono meno le balle, insomma in mezzo, sono meno in mezzo, soprattutto per il passeggero che si ritroverà sto diavolo di cavo che gli passa praticamente tra le gambe. Provo ad accendere sperando che ci sia rimasta un po' di batteria. La batteria interna è molto piccola, da 240 mAh, si funziona, è piccola perché solitamente, appunto, nel 99% dei casi questa è collegata semplicemente via micro USB, come vi dicevo, all'alimentazione dell'auto tramite l'accendisigari, e si accende e si spegne quando accendete e spegnete l'auto, lo ripeto ancora per chiarezza. Il display è da 2,7 pollici, veramente gigantesco, non è ad altissima risoluzione, si vedono molto bene i pixel, però è bello grande, non è purtroppo un touchscreen, ha solamente questi quattro tasti qui inferiori che servono a forzare la registrazione nel caso si sia stoppata, per esempio, a registrare un filmatino breve su richiesta, diciamo on demand, non mi ricordo se da 10-30 secondi, comunque un filmato breve, magari siete sapete che sta per succedere qualcosa o comunque è successo qualcosa, premete il tasto e lei registrerà un filmato breve, riguardare i filmati già registrati, ho tolto la schedina perché mi dice che diavolo stai facendo, e accendere e spegnere la camera oppure entrare nelle impostazioni. Poi ci si muove dentro, vedete sopra ci sono delle icone che corrispondono ai tasti in basso, è tutto in cinese, però in realtà non dovete impostare praticamente nulla, di base esce impostata su 1080p e 30 frame al secondo, che basta e avanza, anzi è assolutamente un overkill, adesso ci arrivo a questa roba, perché in generale tutta questa camera è un mega overkill sulle feature necessarie per una dashcam, insomma. Non viene fornita con la micro SD, dovete comprarvela voi, supporta fino a micro SD da 64 GB, se volete veramente registrare ore e ore e ore e ore, ma in realtà per l'uso che se ne fa di una dashcam basterebbe anche una micro SD molto piccola, perché quando serve, serve per riguardare un filmato che è appena stato registrato, cioè avete appena fatto un incidente, vi hanno appena toccato in una qualche maniera, insomma è successo qualcosa di particolare e volete rivedere quello che è successo, quindi bastano veramente gli ultimi 10 minuti, 5 minuti, 2 minuti, basterebbe veramente anche un SD molto piccola. Anche la qualità non è così necessaria, nonostante la camera si comporti molto bene, 165 gradi di field of view, l'unico problema che trovo a questa camera, che è fornita con tutti quanti gli accessori, costa veramente poco, costa solamente 50 euro adesso su GearBest, per cui fai fatica insomma a trovargli un difetto, è disponibile in vari colori, c'è anche bianca, oro, nera, questa è quella grigia. L'unico difetto, dicevo, è che è troppo grande, cioè veramente enorme, offre questo schermo gigante che sì, è bello vedere cosa stai riprendendo, lo schermo si accende in automatico quando accendete l'auto e lei comincia a riprendere, poi dopo un po' si spegne, ovviamente non rimane sempre acceso perché romperebbe le balle, oppure quando premete un tasto si accende e vi mostra quello che sta riprendendo. Però insomma la camera in sé, essendo una dashcam, dovrebbe essere il più piccolo possibile, perché ve la ritrovate sempre collegata, no, a questo diavolo di parabrezza, e insomma più grande è più rompe le balle fondamentalmente, a meno che non riuscite a incastrarla in un posto strano. Il posto classico, come vi dicevo, è proprio qui sopra, se questo schermo è il vostro parabrezza, immaginatevi, questo è, e qui c'è lo specchietto retrovisore, ve lo ritrovate a sinistra o magari lo potete montare anche a destra dello specchietto. In ogni caso è molto grande, e questa grandezza, se ve la immaginate tutti i giorni, sempre montata costantemente in auto, insomma dà un po' fastidio. In più è anche molto visibile dall'esterno, a meno che non vogliate ogni volta smontarla quando scendete dall'auto, cosa che insomma ritengo veramente assolutamente super scomoda.
la lascerete sempre in auto. E insomma, avere lì un dispositivo come questo, che all'apparenza sembra anche insomma, non dico costoso, però insomma altamente tecnologico e quindi desiderabile, ci manca solo che vi spacchino un vetro per rubarvi una dashcam, che in realtà costa 50 euro, insomma niente di che. E quindi insomma l'unico difetto che trovo è sono le sue dimensioni davvero troppo eccessive. Avrei preferito un design diverso, magari più affusolato, anche senza lo schermo dietro, che in realtà non serve a nulla, vi ripeto. Riguarderete i filmati registrati da questa dashcam unicamente se è successo qualcosa. Non è che vi mettete mentre andate in macchina a guardare cosa sta riprendendo, ovviamente. Quindi lo schermo gigante serve veramente a poco. Serve ancora meno se pensate che la camera addirittura è una smart cam e supporta il collegamento via wifi con un'app dedicata per iOS e per Android in puro stile Xiaomi, con cui è possibile riguardare i filmati che contiene la schedina. Per cui potevano benissimo non mettere proprio lo schermo, magari mettere solamente uno schermino LED di servizio in cui cambiare le impostazioni, e poi voi come schermo avreste utilizzato il vostro smartphone attraverso l'app dedicata, che non sto a farvi vedere, è veramente super semplice in puro stile Xiaomi. Per il resto poco da dire, costa davvero poco, si monta bene grazie agli accessori forniti, quindi non dovete comprare nient'altro se non, lo ripeto, la micro SD da qualche giga. Non state a comprare una micro SD gigante, perché veramente non serve. Tutto qua. Se vi piacciono i miei video e le mie micro recensioni, fate like, fate share e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Hard to hold.